Il consiglio che le posso dare è, quella, è quello di cominciare per tempo, subito, a, ad interloquire intanto con la circoscrizione, perché queste opere siano inserite nel piano triennale delle opere pubbliche. Assessore, perché... noi abbiamo anche fatto una richiesta... Signora, mi faccia finire, sì. la prego. Sì. Dopodiché, lei deve considerare che quegli interventi vanno progettati e vanno programmate le risorse necessarie per farle. Perfetto, colgo il consiglio, faremo sicuramente così. Però perché se arriva da quella parte... ...che paga le tasse, perché eh, voglio dire... Pur non Ma non sto, no, che... non sto contestando no, il lo diritto lo so, che avete so, voi a, a vedervi, lei, lei sa che io ho tentato <ride> di intervenire al suo tempo no, per no, quello no, che no, ho, ho so potuto fare. lo so eh. benissimo però era ecco, un intervento da comune cittadina, il perché queste tasse, questi soldi pubblici non vengano spesi, ma posso anche rifarmi a una strada di collegamento per varia carbonara? Signora, anziché... le posso Sì, no, ma le dico, per esempio, noi quando abbiamo potuto farlo, l'abbiamo fatto, Via Gorizia eh, a Carbonara, quella che collega via Giulio Petroni a Via Fanelli, sì, che, dentro, che da 30 volta. anni stavano aspettando, con noi si sta realizzando. Voglio dire, non è che lo facciamo perché omettiamo completamente una pe un pezzo di territorio dalla programmazione. Abbiamo bisogno di dotarci innanzitutto degli strumenti tecnici e quindi dei progetti e poi programmare l'utilizzo delle risorse. Se arriva dalla circoscrizione questa cosa attraverso la circoscrizione, con il sostegno del vostro comitato, noi forse riusciamo ad inserirla nel piano triennale dell'anno prossimo. Lo possiamo fare insieme perché il Presidente ha ah, detto a disposizione, a disposizione io. e. Sono contenta che non esiste una lista di figli e figliastri. No, a no, punto. ci mancherebbe Perché, altro. Insomma, ci mancherebbe altro. Le, noi, le risorse, noi le risorse che ricaviamo, che introitiamo dal pagamento delle tasse, le utilizziamo solo per la città, signora. Eh? La bella persona, Rossella, è attiva. La conosco, in la, signora. Eh... la conosco. Cioè quando i cittadini intervengono, fanno, partecipano, stimolano... La, no? la richiesta del, diciamo, del rispetto del diritto cioè, la non tra individuale ma, sudditi, ma, collettivo, ma, ma collettivo è sempre un fatto estremamente positivo ed è un fatto di estrema civiltà. Eh, noi non abbiamo quest'ottica quest eh, diciamo, strabica, eh, Michi tu lo sai da dove veniamo, noi gli interventi che abbiamo fatto sono stati grandiosi, posso dire, eh, dici sempre le stesse cose, ripeti, no, ma queste cose vanno dette perché la gente le deve sapere, deve entrare nel patrimonio di conoscenza delle persone. Noi abbiamo risanato pezzi di città che erano abbandonati, avevano spento la luce, erano coperti dalle tenebre, noi abbiamo riacceso la luce, li abbiamo riportati a vivere. Noi in cinque anni abbiamo speso oltre 25 milioni di euro per migliorare la qualità della vita delle persone che abitano nelle case di proprietà del comune. Sai qual è stata la, la risposta? Sono aumentate le, le entrate per i canoni di locazione, cioè lì c'era gente che non pagava perché protestava, perché vedeva il suo diritto di conduttore violato, pagava un canone e non si faceva la manutenzione noi siamo passati ad incassare 4 milioni, milioni e mezzo di euro di canoni di locazione stiamo recuperando l'amorosità siamo andati a fare il piano di riqualificazione di San Girolamo stiamo facendo il Pirpa Iapigia faremo il Pirpa San Marcello cioè, il, cose. Piano popolare, il, il piano dell'edilizia popolare il piano è. Te, abbiamo programmato abbiamo progra programmato solo di case popolari e di, di, di case agevolate, di, di case in cooperative, di case convenzionate, oltre 3.000 alloggi, e poi ce ne saranno mille di, di edilizia residenziale pubblica, e poi ci saranno quelle per gli sfrattati, e poi abbia, abbiamo fatto il bando per eh, i disabili, abbiamo fatto il bando per gli sfrattati, abbiamo fatto la graduatoria nuova. Capisco che non abbiamo fatto tutto, però un'analisi complessiva da parte dei cittadini va fatta anche perché fare questa analisi significa avere la possibilità di stabilire chi se uno ha amministrato bene o ha amministrato male e avere la possibilità di scegliere i propri amministratori per il futuro. Su questa conclusione molto lineare non voglio aggiungere altro e dico basta questa transizione. <ride> Grazie Gianni Grazie Giannini, e auguri per il consiglio comunale che c'hai fra mezz'ora. Grazie. E vi rimando a giovedì prossimo. Signor. Arrivederci. Buonasera.